E devo essere sincero, abbiamo sempre fatto, cioè se pensiamo al ministro Delrio, abbiamo in questi anni sempre avuto rapporti istituzionali, poi certe volte c'è stata anche la divergenza politica su alcuni temi, ma quella è un'altra cosa. L'incontro di ieri è stato importante, poi Nencini e Calenda non li avevo ancora incontrati, quindi poi evidentemente ci sono persone che si fanno delle idee non conoscendo le persone. Luigi De Magistris è un uomo delle istituzioni, lo è sempre stato. Uomo delle istituzioni significa anche che se ci sono delle cose che non sono corrette, che altri fanno dall'interno delle istituzioni, ha il diritto dovere di sottolineare. Ma la parte nostra non mancherà mai, anzi, l'abbiamo sempre detto, la cooperazione istituzionale. Gli incontri romani sono stati incontri molto importanti e tra l'altro si avverte anche, lo posso dire, il fatto che è finita la campagna elettorale, ma questo non vale per me. Vale evidentemente per chi deve rendersi conto che Luigi De Magistris per la seconda volta è stato eletto sindaco di Napoli e essere sindaco di Napoli significa essere un'istituzione, non significa essere un barracadero o stare sull'Aventino, significa stare a Palazzo San Giacomo e poi continuare a fare il sindaco di strada e stare tra il popolo e tra la gente, che sono il mio principale punto di riferimento e il principale, come dire, interlocutore politico della mia attività istituzionale e politica. Però ho chiesto questi incontri e sono stati molto proficui e credo produrranno dei risultati importanti nelle prossime settimane nell'interesse della città, ma io direi non solo della città, perché i temi di cui si è parlato sono temi che vanno molto oltre la città di Napoli. Ma in particolare si è parlato di, per quanto riguarda Delrio, che è stato insomma un incontro molto rilevante, si è parlato, andando nel concreto, nel dettaglio, con una visione anche strategica, del completamento di linea 1 e linea 6. E quindi credo che si può fare veramente un lavoro straordinario e definitivo su questo punto. Poi si è parlato del porto. Il porto pure siamo a una svolta, quindi anche qui sono soddisfatto. Delrio ha mantenuto gli impegni che per la fine dell'estate ci sarà la nomina del presidente, ha preso atto della correttezza che il Comune di Napoli ha avuto in questi anni sul porto, che c'è sempre stato, ha dato un grosso contributo. Io ho detto a Delrio che sul porto noi ci siamo, al di là dei ruoli formali faremo una grande attività nell'interesse del porto, dei lavoratori, della cantieristica, della croceristica, delle merci e quant'altro, ma molto utile è stato anche l'incontro, devo dire, col Vice Ministro Nencini, perché l'oggetto è stato il patrimonio del Comune di Napoli, edilizia residenziale pubblica, il diritto all'abitare, quindi si è messo in campo un ragionamento secondo me significativo. La sensazione è che c'è grande considerazione della città di Napoli, ecco, io devo dire la verità, è un riconoscimento pieno dell'interlocutore del sindaco, questo vediamo se questa impressione poi si traduce in fatti, ma speriamo di sì. Sempre nella chiave di qui sopra, ma il nome è emerso? No, il nome non si è parlato di nome, perché io, a differenza di altri, non faccio mai questioni di poltrone, faccio questioni di profilo. Il profilo deve essere autorevole, deve essere di grande competenza, di grande autonomia, di capacità, di conoscenza del porto, di saper mettere in rete, in sinergia Napoli con Salerno, Napoli con Civitavecchia, Napoli con gli altri porti. Quindi non siamo proprio entrati, anche questo credo che sia da apprezzare, perché un sindaco della città, che tra l'altro siete come sindaco della città metropolitana, pur non dovendo dare, come dire, la cosiddetta intesa come c'è tra governo e regione, poi il governo può decidere anche se non c'è l'intesa a decorso un certo numero di giorni, però devo dire quello che ho tenuto a sottolineare, ho visto un'apertura del ministro che c'è voglia, come dire, di comunque di collaborare insieme, cioè il ministro ha detto chiaramente che la città di Napoli, la città metropolitana, il comune, quindi sarà pienamente protagonista del porto, e io ho detto chiaramente noi ci saremo fortemente, ci saremo politicamente, amministrativamente, in tutti i modi saremo presenti.